Carissimi amici dell'Ariete, buon pomeriggio. Proseguiamo con i nostri oroscopi dal 18, un attimo che non mi ricordo più la data, allora dal 18 al 24. Andiamo a vedere questa settimana quali sono le novità per voi dell'Ariete. C'è una stessa totalmente diversa che ho fatto già per altri segni, qualcuno magari l'avrà visto o nel segno o nell'ascendente. Lasciamo parlare le carte, sette carte per quelli che sono i giorni della settimana. Nel frattempo vi ricordo che se avete voglia di iscrivervi al canale potete farlo e se avete bisogno di informazioni potete tranquillamente scrivermi, il mio numero lo trovate sotto la voce descrizione, descrizione sotto al video, ok? Oppure nella voce informazioni che trovate sul canale. Allora, per il segno dell'Ariete dal 18 al 24 settembre 2023. Ariete, dal 18 al 24 settembre 2023, quali sono le novità di questa settimana? Un bel cambiamento per voi, porca miseria, state chiudendo con tutte quelle situazioni che non vanno, c'è un bel cambiamento e lo fate proprio per il vostro benessere, volete una giustizia in merito a quello che è successo, perché probabilmente ci sono stati, continuano ad esserci delle problematiche a casa, in famiglia, nella coppia e ci state pensando anche tanto, ma proprio voi siete sulla strada comunque sia del cambiamento. Avete qualche dubbio, avete una situazione comunque anche un po' dolorosa, confusionale, dovuta eventualmente a delle problematiche, a delle difficoltà o proprio a dei tradimenti. Un qualcosa potrebbe cambiare negativamente. In che senso negativamente? Proprio per una chiusura, me la ripete due volte. Il cambiamento negativo è perché decidete di chiudere su una situazione che proprio non vi fa stare bene e voi volete in realtà il vostro benessere. Andiamo a chiarire questo 3 di bastoni rovesciato per il segno dell'Ariete dal 18 al 24 settembre 2023. Vediamo che cosa ci dicono le carte. Sono molto chiare, devo dire, per voi. Infatti ci sono comunque sia delle insoddisfazioni, ecco perché decidete proprio di chiudere. Potreste essere voi ad avere delle insoddisfazioni oppure l'altra persona, oppure potrebbe essere semplicemente una chiusura perché avete bisogno di un qualcosa di totalmente diverso nella vostra vita. Il dover scegliere eventualmente anche alcuni di voi devono scegliere comunque su due persone. E quindi dovete superare delle difficoltà o delle problematiche che avete proprio per dover chiudere comunque un ciclo e siete in un bel momento di, cioè, un pensare. Vediamo questo asso di coppe per il segno dell'Ariete dal 18 al 24 2023, quale altra informazione vuole darci? Sì, c'è proprio una chiusura di ciclo, queste problematiche ci sono state, continuano ad esserci perché dovete proprio voi chiudere un ciclo, ecco perché il cambiamento.
Avete bisogno di un equilibrio, di una stabilità, questo ciclo che avete deciso comunque sia di chiudere proprio perché vi deve portare a una stabilità. C'è un coinvolgimento, nei confronti di qualcuno, e probabilmente non riuscite a portare avanti questa cosa perché, ripeto, può essere che ci sia una scelta che dovete fare che in questo momento vi blocca emotivamente. Vediamo una carta soltanto per questo due di coppe rovesciato. Sì, ci sono proprio delle insoddisfazioni, delle delusioni e quindi di conseguenza avete bisogno proprio di decidere di questa chiusura. Dovete comunicare, parlare con qualcuno e dire cos'è che avete comunque deciso, il perché comunque volete chiudere. Lo state facendo con molta calma, con molta comunque pazienza, cioè state proprio ponderando bene una determinata situazione. Ripeto, qualcuno di voi può essere pure che o ha già una persona oppure incontrerà qualcuno di nuovo. Vediamo perché c'è questo 6 di spade per il segno dell'Ariete dal 18 al 24 settembre 2023. Qualcuno deve venire a sapere qualcosa, ci sono delle informazioni, delle novità proprio in merito a delle difficoltà che avete e deve venire a galla qualcosa che vi porteranno chiarezza. Ecco perché avete ancora dei dubbi in merito a una determinata situazione che state vivendo. Ci sono proprio delle difficoltà dovute a un'altra persona, problematiche, dove possono portare comunque a una chiusura. E la chiusura comunque voi la volete. Sono già delle situazioni in piedi comunque in un passato, recente passato, questo genere di difficoltà. Sapete perfettamente che dovete comunque perdere qualcosa, ma per voi non è un problema, perché proprio avete deciso di cambiare. Non so se per gli altri segni l'ho fatto, ma andiamo a chiedere un consiglio per il segno dell'Ariete. Dal 18 al 24 settembre 2023. Vediamo quale consiglio vi danno. 10 di fuoco, troppo lavoro, accetta la guarigione dagli altri, c'è uno squilibrio nella tua mente, problemi di salute legati allo stress. Allora, e qui vi state impegnando troppo, troppo, troppo per qualcosa, quindi dovete cercare di guarire dagli altri, dalla pesantezza che vi danno, dalle discussioni che magari vi vanno a creare o dalle difficoltà che vi vanno a creare. C'è proprio una confusione, uno squilibrio nella vostra mente inteso come confusione, guardando anche le carte, problemi di salute inteso, sapete che non leggiamo comunque noi la salute, problemi di salute inteso proprio a livello di stress, c'è cioè proprio una pesantezza mentale. Infatti avete tanti pensieri comunque per questa chiusura è proprio per delle problematiche, questo cambiamento voi lo volete perché volete anche una giustizia, come abbiamo visto, troppe delusioni, troppe insoddisfazioni, c'è proprio un ciclo che dovete chiudere e questo ciclo comunque vi porta anche a scoprire cose nuove, ad andare magari a fondo oppure a far emergere determinate cose. Se voi accedete a questo cambiamento, accettate, ecco, questo è il termine giusto, questo cambiamento, quindi vengono a galla cose che vi porteranno maggiore chiarezza e che riuscirete comunque a capire che forse è il caso di intraprendere, insomma, questa strada. Noi ci sentiamo alla prossima, carissimi amici dell'Ariete, io vi ringrazio e vi abbraccio tutti.